In migliaia a Piazza Taksim, dopo aver fronteggiato per ore la protesta con idranti ed il lancio di lacrimogeni, la polizia in tenuta antisommossa ha ricevuto l'ordine di ritirarsi ed una folla pacifica ha invaso la piazza, diventata il simbolo di una manifestazione iniziata per contestare la distruzione del parco Gezi. Il no allo sradicamento di 600 alberi per la costruzione di un centro commerciale, di una moschea e di un terzo ponte sul Bosforo, nell'insieme di un progetto che vuole modificare il volto di questo centro della città, viene gridato forte dai manifestanti, ma diventa anche un no alla svolta autoritaria impressa dal governo del premier Erdogan. Un no trasversale. Definitivamente qui ci sono persone di tutte le ideologie, di tutte le religioni, dice Seyhan, uno dei tanti manifestanti in Istanbul. Gli arresti, oltre 80 effettuati dalla polizia, non sono serviti a scoraggiare la protesta, tantomeno la notizia di feriti e anche bambini ricoverati negli ospedali locali. Per tutta la giornata i manifestanti hanno continuato ad affluire, attraversando il ponte sul Bosforo ed arrivando da altre città della Turchia, da Ankara, dalla città costiera di Izmir. Il premier Erdogan ha dichiarato in conferenza stampa che il governo non tornerà indietro dalla decisione di modificare il volto di Piazza Taksim. Il progetto andrà avanti, ma ha dovuto ammettere un uso eccessivo della forza da parte della polizia e annunciare l'apertura di un'inchiesta.